Mangiare la carne cruda è un modo per conservarla, ma perché il sale? L'acqua è il principale solvente nei sistemi biologici, quindi è presente nelle cellule e nei tessuti di tutti gli organismi viventi. In presenza di acqua il sale si scioglie e si origina una soluzione in cui il sale è il soluto e l'acqua è il solvente. La membrana delle cellule animali e vegetali non può essere attraversata indifferentemente da tutte le molecole. L'acqua può attraversarla, mentre non possono farlo la maggior parte dei soluti, come il sale e lo zucchero. Per questo la membrana plasmatica si definisce selettivamente permeabile. L'osmosi è la diffusione di acqua attraverso una membrana selettivamente permeabile. Quando la membrana di una cellula separa due soluzioni a diversa concentrazione, l'acqua si sposta dalla soluzione meno concentrata a quella più concentrata. E non si ferma finché le due soluzioni non raggiungono uguale concentrazione, oppure non incontrano una pressione uguale e contraria. L'osmosi avviene continuamente negli esseri viventi e noi lo abbiamo verificato. Per farlo abbiamo preparato due soluzioni acquose, una di acqua pura e l'altra con un'elevata quantità di cloruro di sodio, il sale da cucina. In entrambe abbiamo inverso una foglia di radicchio romano. E cosa ci aspettiamo che succeda? La soluzione concentrata di cloruro di sodio dovrebbe richiamare dall'esterno l'acqua contenuta nelle cellule vegetali e farle afflosciare. Se le cellule si trovano immerse in una soluzione acquosa più concentrata di quella che hanno all'interno, cioè ipertonica, l'acqua esce richiamata dalla maggiore concentrazione e la cellula si sgonfia perdendo turgore. Se le cellule si trovano in una soluzione acquosa meno concentrata di quella che hanno all'interno, cioè ipotonica, l'acqua entra richiamata dalla maggiore concentrazione e se niente oppone resistenza la cellula scoppia. Due soluzioni con uguale concentrazione si dicono isotoniche. Nelle cellule vegetali la parete di cellulosa contrasta la pressione esercitata dall'acqua che entra richiamata dai soluti e ne impedisce la rottura. È questo meccanismo che fornisce il sostegno alle piante non legnose e fa riprendere i fiori appassiti quando li mettiamo in acqua. Ma con le cellule animali cosa succede? Non contenti, abbiamo provato anche con una fetta di coppa di maiale. L'abbiamo prima pesata e poi cosparsa di sale grosso. E se invece del sale si usa lo zucchero, vediamo. Abbiamo provato anche con le fragole, le abbiamo pesate e poi riposte in una ciotola, cosparse di zucchero bianco, senza aggiungere neanche un po' d'acqua. Abbiamo controllato ogni giorno e dopo una settimana abbiamo verificato che la foglia immersa nella soluzione salina si è afflosciata e non rimane eretta, mentre l'altra è turgida e dritta. La fetta di carne non è cambiata molto, il sale si è in parte sciolto, il peso è un po' aumentato. Le fragole sono immerse in abbondante liquido, lo zucchero si è sciolto e il loro peso è diminuito. Abbiamo verificato che il sale e lo zucchero ci permettono di estrarre l'acqua da frutta e verdura in tempi abbastanza rapidi, mentre la carne, che in proporzione contiene meno acqua, richiede tempi e lavorazioni più lunghe.